Ciao amici, bentornati sul canale di Madame Crochet. Oggi vi faccio vedere i miei ultimi acquisti in fatto di filati e poi vi faccio anche vedere una cosa che mi avete mandato, che una di voi mi ha inviato, un regalo di Natale che purtroppo non è arrivato in tempo per Natale, ma è arrivato oggi. E allora, oggi sono andata in merceria con la mia mamma. E siccome le ho portato il maglione che vi ho fatto vedere, forse l'avete visto nei commenti, non nei commenti, nello spazio della community per i commenti, ho pubblicato una foto in cui vi facevo vedere il maglione indossato e stamattina gliel'ho portato e così poi abbiamo fatto un giro in merceria di nuovo per vedere i filati e io ho acquistato, anzi meglio, lei per ringraziarmi del maglione mi ha regalato questi gomitoli, così farò un maglioncino anche per me. Sono bellissimi, purtroppo in videocamera questo colore molto raffinato non rende, forse si vede di più questo, anche se in realtà in videocamera è molto spento, invece dal vivo il rosso e il viola sono più vivaci. E comunque questo qui, che in videocamera sto vedendo l'anteprima e sembra tutto un papocchio molto molto smorto, in realtà è ha delle bellissime sfumature e andiamo dal marrone chiaro al lilla molto molto chiaro, questo lilla malva, al viola vinaccia. E molto bello, qui c'è l'immagine della sciarpa che è stata fatta con questo gomitolo, ma anche qui, anche dalle sfumature, vedete, non riuscite a capire bene. Io ho preso 4 gomitoli di questo e uno di questo colore, perché appunto voglio fare un maglione sfumato e per dare un po' di vitalità comunque a questo colore, che sì, è molto raffinato però è un po' freddo, ho deciso di acquistare questo che ha dei toni molto caldi, come vedete qui andiamo da un grigio rosa a un marrone bruciato fino a un passando da un viola e poi a un rosso spento, un rosso polveroso, molto bello, bellissimo. Forse potevo in realtà acquistare più gomitoli in questo colore e meno gomitoli di questo, però sono entrambi molto belli. E alla fine ho scelto così. Allora, questo qui è, si lavora con un uncinetto 7 6 7, è un 25% alpaca, 27% lana e 48% acrilico, quindi è un filato molto caldo, veramente morbido, caldo, di buona qualità. Poi in merceria mi hanno regalato, come sempre, questi giornali, questi quaderni con vari schemi di lavori che si potrebbero fare. In realtà io vorrei farli tutti, anche se questi sono la maggior parte purtroppo a maglia, cioè a ferri. Poi guardate, c'è questo che è praticamente molto molto simile al punto virus,
Guardate che bello questo colore. È simile, però non è uguale. Poi questi sono tutti ai ferri. E mi dispiace veramente perché i ferri sono molto più gettonati rispetto all'uncinetto. E poi c'è questa sciarpa all'uncinetto. E vorrei mettermi a lavorare anche ai ferri, perché si possono fare delle cose, dei maglioni. Ecco, guardate che bello. Questo scialle è bellissimo. Però è molto simile al punto virus, quindi l'abbiamo fatto. C'è anche il tutorial, se volete ve lo metto nella i col pallino. E poi guardate questo plaid. Questo è veramente bellissimo. Stupendo, stupendo. Io vorrei avere un plaid così, con queste mattonelle stupende. Chissà se prima o poi lo farò. Vorrei fare tutto. Guardate che bei maglioncini. Questi si possono fare ai ferri, perché con l'uncinetto non viene una lavorazione così leggera. Sta bella sciarpa, questa è l'uncinetto. Sì, l'uncinetto è più pesante come lavorazione, quindi mi piacerebbe comunque mettermi a imparare anche bene a lavorare ai ferri. Perché vedete qui, per esempio, questi maglioni. Questo qui, questi, vedete questo? Questa lavorazione così leggera, così soffice, così ariosa, è difficile da ottenere con l'uncinetto. Vabbè, ma dicevo oggi a mia sorella che vorrei avere quattro mani e due teste. In modo da fare un lavoro con le due mani e una testa, e mentre dall'altra parte con le altre due mani e l'altra testa fare altri lavori, oppure leggere o scrivere o dipingere o fare una delle mille cose che mi piacerebbe fare. Bene, quindi con questo farò un maglioncino, vediamo se riesco a farvi un tutorial, ma comunque è una cosa molto molto semplice che ho intenzione di fare. Perché altrimenti se mi metto a fare una cosa complessa con punti traforati, eccetera, il maglioncino sarà pronto per luglio, quindi assolutamente no. Bene, poi volevo farvi vedere e volevo ringraziare una di voi perché oggi ho trovato nella cassetta della posta un avviso del postino che era passato. E che mi diceva di andare all'ufficio postale a ritirare un pacco, e sono andata e mi hanno consegnato questo pacchettino, e all'interno c'era questo libro, Anime su tela. Non vi faccio vedere il nome perché non so se lei abbia piacere. Questa ragazza che mi segue, molto brava, è veramente un artista a tutto tondo perché scrive, dipinge, lavora all'uncinetto, fa lavori di sartoria, quindi anche stilista, suona il pianoforte, insomma. È veramente una ragazza piena di doti. Questo è il suo primo libro. Qui c'è una dedica e non ve la faccio vedere. E qui c'è anche una poesia che mi ha inviato. E
E quindi volevo ringraziarla tantissimo perché finalmente mi è arrivato questo libro. Mi aveva detto che me lo aveva inviato per Natale e ovviamente, vabbè, le poste in questo periodo sono un po' lente, ma comunque in realtà l'avviso del postino era arrivato il 23, mi sembra, però il ritiro era disponibile dal 27 dicembre e l'ho ritirato oggi. Vabbè, comunque l'importante è che sia arrivato. Ringrazio tantissimo Sara per questo regalo molto, molto delicato, molto sentito, molto personale anche perché comunque è un libro, il suo primo libro e si è sentita comunque di inviarmelo, di regalarmelo, quindi veramente io sono lusingata di essere la destinataria di un regalo così prezioso, così importante. La ringrazio tantissimo e ringrazio tutte voi che mi seguite sempre. Questo era un breve video per farvi vedere perché ero molto, non resistevo, non riuscivo a non farvi vedere i miei ultimi acquisti. Quando io vado ad acquistare i filati, sono proprio come una bambina in un negozio di caramelle. E vabbè, vi saluto, grazie ancora a Sara, grazie a tutte voi che mi seguite sempre con tanto affetto. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutte!